Sempre ai ragazzi, dopo la terza media e dopo il diploma, percorsi formativi che offrano strade professionali autentiche. È questa la missione del polo formativo Legno Arredo di Lentate sul Seveso, intitolata a Rosario Messina. Un istituto tecnico professionale che nasce dalle esigenze delle imprese e ad esse ritorna, con giovani formati e pronti ad affrontare le sfide sempre nuove del mercato. Il lavoro in questo settore tradizionale c'è, ma non solo. Quello che questo istituto riesce a fare, il 90% di chi esce di qua trova immediatamente collocazione in aziende importanti di territorio, con grande manualità e conoscenza del prodotto. Non solo sta a parlare, ma deve parlare soprattutto i genitori, perché devono capire che l'istituto tecnico al giorno d'oggi è uno degli sbocchi più sicuri e più certi per la creazione e la fantasia dei nostri giovani, perché sappiamo tutti che i giovani vivono di sogni e i sogni vengono dati dal lavoro che loro riescono a fare. Questa è la mia prima volta qui ed è stata veramente una scoperta giusta, è una scuola giusta, ha indirizzo perfetto, perché parlo per esperienza, tante volte capita che si comprano, si acquistano macchinari speciali, particolari, e purtroppo chi viene affiancato nella lavorazione viene affiancato dal tecnico che te le vende, non ha una formazione ed è molto importante, perché questo comporta mesi e non è sempre detto che questi mesi siano. Invece qui c'è una scuola, qui ci sono dei ragazzi che vengono indirizzati ad usare queste macchine. Io prima ho avuto l'occasione di parlare con dei docenti e vedere il lavoro dei ragazzi stessi. Arrivano preparati per usare questi macchinari, sono figure che le aziende effettivamente cercano. Quello che mi piace di questo posto, che veramente mi ha conquistato, è che permette ai ragazzi di unire una preparazione tecnica a quella che comunque è la loro unicità, perché qui ci sono ragazzi che sono comunque creativi. Non impiegano le loro energie solamente nella tecnica, nell'usare il macchinario, ma riescono a combinare quella che è la modernità con quella che comunque è la creatività. Creeranno dei pezzi bellissimi, ma sicuramente anche unici, perché io sono convinta che in posti come questo riescano a trasmettere l'unicità dei ragazzi che la frequentano. E noi come imprenditori, come impiegati nel settore, abbiamo bisogno di queste figure, abbiamo bisogno di ragazzi che arrivano formati a usare questi macchinari, di cui al giorno d'oggi, per fortuna, purtroppo non se ne può fare comunque a meno. Questi ragazzi arrivano preparati, è sicuramente il passo in più che serve all'imprenditore che finora non aveva dovuto fare i conti con questa tecnologia incalzante, diciamo. Invece questi ragazzi arrivano, già sono predisposti comunque loro verso questo mondo tecnologico, si sa, la vecchia guardia non ha la capacità, diciamo, tecnico-digitale loro, ma arrivano proprio a dare quel qualcosa in più, appunto, che permette di usare la tecnologia nel migliore dei modi, unita appunto alla loro comunque creatività, perché è un settore, se ci guardiamo intorno, vediamo, dove comunque la creatività la fa da padrona. Certo che con una formazione alla base cambia tutto per il ragazzo e per l'imprenditore che ha la fortuna di poterci lavorare insieme.